Nonostante la pandemia da Covid-19, l'esplosione dei prezzi, la saturazione del mercato edilizio, gli effetti negativi della guerra in Ucraina, negli ultimi 2 anni la ricostruzione nel centro Italia dopo i terremoti del 2016 e del 2017 ha fatto un balzo in avanti significativo. Infatti sono stati aperti 10.000 cantieri dell'edilizia privata e c'è stata un'accelerazione degli interventi pubblici. 365 le opere terminate e altre 315 in corso di realizzazione. A presentare il quadro completo della situazione oggi è stato il commissario straordinario Giovanni Legnini, il quale ha illustrato il rapporto 2022 che fa il punto sullo stato di avanzamento della ricostruzione privata, di quella pubblica e della riparazione delle chiese e degli edifici di culto, ma anche sui danni causati dai terremoti che complessivamente ammontano a 26,5 miliardi di euro e su quelli registrati nei singoli comuni. Amatrice conta i danni maggiori che si aggirano su 1,3 miliardi di euro, seguita da Camerino con 1,2 miliardi di danni e da Norcia con 1,1 miliardi. Il commissario Legnini ha spiegato che per la ricostruzione privata a fine giugno 2022 nel complesso sono arrivate 22.700 richieste di contributo per 7,6 miliardi di euro. Negli ultimi 2 anni le richieste sono raddoppiate e i contributi concessi triplicati. Il rapporto annuale ci consegna un quadro della ricostruzione nelle 4 regioni del centro Italia in forte evoluzione: più di 14.000 i cantieri autorizzati e finanziati, più di 7.600 quelli conclusi, più di 4 miliardi di euro concessi ai privati. Anche la ricostruzione pubblica è in significativa crescita, con 680 cantieri aperti e altri diverse centinaia che dovranno aprire nei prossimi mesi, anche legati all'attuazione del fondo complementare al PNRR, che prevede forti incentivi alle imprese, oggetto di 11 bandi che abbiamo pubblicato in queste settimane, che configura la seconda gamba, non solo la ricostruzione ma anche la rinascita economico-sociale di questi territori. Tutto ciò nel mentre si è verificata una congiuntura sfavorevole legata all'aumento dei prezzi e alla diffusione del superbonus su tutto il territorio nazionale, che ha determinato la saturazione del mercato dell'edilizia. Si attendono altre 28.000 richieste di contributo da parte dei privati e occorre realizzare 4.300 interventi pubblici e impostarne quasi altri 2.000 nuovi. Legnini annuncia che un ulteriore passo avanti per consolidare e rendere più efficiente e veloce questo difficilissimo processo potrà arrivare dal testo unico della ricostruzione privata atteso ad ottobre e dalla nuova piattaforma telematica per la gestione delle pratiche, che da gennaio del 2023 sostituirà quella attuale, ormai obsoleta. Le risorse garantite da Next Appennino, 1 miliardo e 780 milioni di euro, dei quali 700 sotto forma di incentivi ai nuovi investimenti delle imprese, possono rappresentare un ulteriore volano alla crescita e allo sviluppo dell'Appennino centrale, senza dimenticare la ricostruzione materiale degli enormi danni causati dai terremoti. Naturalmente nessuna enfasi, consapevolezza di ciò che è stato fatto, del molto che c'è ancora da fare, ricordo, attenzione per la sofferenza delle moltissime famiglie che ancora devono rientrare a casa, memoria per le vittime e rispetto per i familiari delle vittime, che ricorderemo il 24 di agosto da Amatrice.